Ma guardi un attimo il mio avatar e dimmi cosa ne pensi. Aspetta, perché sono User joined your stupende. channel. Bella per te se non si dà pietà, si dà da va. Bella per Quello. te. User left your channel. Ah, si è offeso. Oggi siamo qui, sono io, sono io che basta. Siamo oggi insieme a Jake e Zarda. E dopo tanto tempo siamo tornati sull'UHC. Come vecchi Dopo tanto tempi, tempo si veramente. rinizia a palla con i video delle vecchie cose. UHC, Skywars, tutte le cose fighe che erano belle, che a me piacciono pure a voi. Però una cosa che molto tutti si ricordano, che è, aspetta, dove sta tutta la roba? Che mi sto a perdere già. Signor Claudio, Bella per voi. ciao. Ah, ma c'ho il piccone subito. Ah, ma dillo, bella per te. Quello che la gente non si ricorda, la maggior parte della gente, penso, delle bellissime UHC sul mio canale, è che noi parlavamo di tutte cose abbastanza Belle. clou, belle calde, di tutte le situazioni Originali che ci storie. capitavano, molto, Esatto. molto hot. Quindi Molto oggi esatto. Ma non ho è qui detto due che per forza ospiti, sei ho due ospiti d'eccezione. che ci andranno a illustrare delle loro storie. Naturalmente pure mi è morto il piccone. Anch'io vi andrò a illustrare un po' di cose molto hot. Però prima Posso disegnare lasciamo però? la parola agli ospiti. Non c'ho il legno, questo mondo fa schifo. Ah, penso che Jake debba iniziare Iniziare perché io. comunque la precedenza va alle donne. Prima le signorine, Ah, vada. che Ma carino. cosa ma C'è un pollo. Illustraci intanto. È esploso Allora, l'albero. niente, vi parlo di questa Niente. storiella qui che mi è successa in estate. Allora, eravamo praticamente io e la mia ragazza, No, incredibile. diciamo. No, che cucciolo, pure le bugie. Allora, Dove. le bugie non vanno dette nei video di Rider Black, almeno quelle. Stavo dicendo che in poche parole ero verso l'iper, come dice sempre Antonio. Andiamo all'iper. Ecco, sì, quello lì. Ero all'iper e niente. All'iper? Cosa è O non successo? buono. Perché me la porco. Bella per te. Ok, Niente, che era eh? morto. Comunque, dicevo che ero verso l'iper e niente. Questa figura di Niente. merda l'ha fatta, diciamo, la mia ragazza, non io. Fortunatamente mi sono No, salvato. che E vabbè, ma cos'è tanto ti sarà successo? successo che ne hai Che fatte altre nella vita. mentre io stavo nei spogliatoi, là dove stavano nei cosi per cambiarsi un attimino, per provarsi la roba, c'è questa mia amica qui, che c'è stava anche lei. E allora, per farmi lo scherzo, tipo farmi spaventare, perché mi spavento molto facilmente, tipo spalanca la porta e tipo fa un mega urlo. E allora io, che ero dall'altra parte del camerino, apro la porta sbagliata e si trova uno con, tipo, avete presente tipo i panzerotti? No, Sì, ho capito, però quelli sì. che. Gli uomini ciccioni, tutti belli pelotoni e che. Ma non me lo dico, tipo Eh? quelli che. Che ha detto? Amazzonia, Cosa ha cazzo! detto? Ma proprio Amazzonia, levati, cazzo! Foresta dell'Amazzonia, proprio dal cazzo, levati! E questo mio coglione era lì davanti. Io, tipo, sono uscito un attimino per vedere che cazzo era successo. Vedo sta mia amica qui che, tipo, chiude di botte e fa: scusa, No, incredibile. Va scusa, scusa, scusa! bene, durante le piccole urla del nostro amichetto, io intanto vi narro che cosa è successo in quest'anno riguardo il mio campo scuola. Dovete sapere che io sono un ragazzo molto tranquillo, quindi a differenza dei miei compagni di classe, non mi sono lasciato andare con la B. Non è vero. Ci siamo bracati tutti a merda, compreso il professore, è andato ciucco. E ci sono Raga, state quelle. aiutatemi, siete ancora vivi? Io sì, sto Io correndo. c'ho tre. Ecco, Sto seguendo ti sto Skip. dietro, bella per te. Bella Ammazzo io lui. per Sì, me. Cosa bella fa per per lui, bella per te? lui, bella per. Oh, io, raga, il PvP siamo due cose diverse. Sono tipo 7 mesi che non faccio un UHC. No, Zarda, non morire, ti salvo io, bella Bella, bella per Rider, c'ho mezzo, fammi fare delle te. Tieni, 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 gamble! tieni, tieni, bella per te, tieni. Vabbè, Via, insomma, via. che cosa è successo? Stavamo belli fatti perché. Conta lì a Lisbona, ovunque persona trovi di quelle. Come si Ovunque chiamano? persona. Sì, sto formulando la frase in capoccia mentre parlo. Ci sono gli spacciatori là che li incontri uno ogni tre passi e sono bellissimi perché prima ti vendono gli occhiali. Tu non te li inculli perché dici minchia, sono pure brutti questi occhiali. E quelli ti fanno hashish, marijuana, cocaina. E te ti riguardi e fai ma che cazzo vuoi? Io sono morto. No, ma il divertente è Tipo. che passa la polizia e tra un po' la vendono pure alla polizia per quanto so menefreghisti quelli. Incredibile perché ogni notte andavamo ciucchi e tornavamo sempre per le 5. Come rovinarsi il fegato. Una notte incredibile. Zona Sì, vabbè, Rider tanto stavamo Black. anche con altre classi, ma le pisciavamo sempre perché se stai da solo è più divertente. Beh, giusto, giusto. Una notte
La notte dello sfacciolo, non quella più totale, perché quella più totale praticamente hanno vomitato tutti, la gente non riconosceva neanche quelli di classe, è stato il panico più totale. Una notte eravamo andati in un pub stupendo in cui c'erano due fregne incredibili come bariste, e ad un certo Cioè, punto, quando la c'era barista Jake ci ha e iniziato a Jessica. vedere tutti i ciuchi, ha tirato fuori dal bancone un dildo enorme, Cosa? si è messa sul vetro, ha attaccato il dildo al vetro. E se n'è andata dicendoci che praticamente in una settimana almeno 7 persone si sono attaccate a quel dildo. E ha detto: vabbè, fate un po' voi, tanto noi eravamo già partiti de brocca. Io come un coglione, no? Perché io quando parto, ho preso 10 euro dal Parte portafogli, ho messo i 10 euro sul bancone, ho fatto bene, raga. E io ho messo questi 10 euro sul bancone, ho detto: vabbè, chi vuole 10 euro si deve attaccare lì a quel bellissimo coso. Daniele, un ragazzo, prende 10 euro e ci si fionda. Siamo pieni di video, pieni di cose. Ah, è stato il delirio più totale. È stata una bella soddisfazione vedere i miei 10 euro spesi così, però. Una delle poche No, io non li avrei soddisfazioni mai che spesi posso per quei avere. 10 euro. Come No, voilà. no? Era un Vedere uno dildo enorme perché poi spettacolo. aveva messo la panna sopra in La punta. panna. La panna, aveva messo la panna sopra in Ah, tipo punta. essere più gustoso, cazzo. E Così è dopo che ha meglio. visto Sì, che magari ci Daniele sta ci si meglio era la panna. attaccato, Che ha messo cazzo. la panna sulla fine del dildo. Ma che cazzo. E quindi bella per lui perché. Invece Però volete nessuno si è sentire la mia storiella? attaccato. Vabbè, comunque le altre notti sono andate ancora più ciucchi. Pure il professore è andato ciucco. Se stava per menare Allora, con uno dei classi pure il per un po'. professore. Sì, ma. Ragazzi, No, non bevete tanto. È quello ma che che ragazzi non bevete tanto? Lui è arrivato e ha fatto: ragazzi, ho trovato un pub in cui la birra è 1 euro. Andiamoci a sfondare. Quindi uno gli fa: beh, bella Ma che per te. cazzo? Io ne ho, però non sono riguardanti i vostri argomenti. Ne ho alcune, tipo posso dirvi cosa ho fatto con quella di ieri di italiano? Attenzione, lui non va dalle ragazze Lui normali. punta sull'over Lui punta 50. proprio sulle milfone Ho perso, raga. maestre Proprio Ho perso. italiano. Allora, praticamente è successa così la scena. Io torniamo dalle vacanze. Io non pensavo che quella di italiano mi interrogasse, visto che lunedì l'avevo beccata al matrimonio, essendo amica di mia zia. Ho detto: oh, questa qui mi ha già visto lunedì al matrimonio. Che cazzo fa? Mi interroga. Cioè, mi vuole sempre lì alla lavagna presente. Bello pimpante, interrogante, no? Io gli ho detto. Interrogante, bellissimo. Interrogante? No, certo che no, non interrogramma, era rompere al cazzo a qualcun altro, Bella però. per E te, c'è un team. praticamente pensavo non mi prendesse, quindi sono andato lì bello tranquillo, senza studiare un cazzo, bello sciallo, no? Allora comincia a interrogare. Primo nome, Mattia, che è un mio compagno di classe. Mattia va su, assieme a un altro mio compagno di classe che si chiama Lorenzo. Lorenzo e Mattia, no? Lorenzo arriva lì, sapeva bene o male le robe, le sapeva. Mattia non aveva aperto un cazzo di libro. Arriva lì davanti, gli chiede: Mattia, sai chi è Ugo Foscolo? Mi sai dire in che periodo è nato? Che cosa ha fatto di importante? Cose così. E Mattia gli ha detto: prof, non ho aperto il libro, non so niente. E la prof ha fatto proprio niente. Ma mi sai almeno dire in che data di nascita ha? No? Quando è nato? E lui nel 400 non ci siamo. Torna a posto. È nato tipo nel 1788. Io sì che sono studiato. Vabbè, comunque non sapeva Vabbè, niente. cagare. È tornato a posto. È tornato a posto. A E il mio amico posto. è rimasto lì, Lorenzo. E sono andato su io. Cioè, nel senso, sono andato su io. Ha fatto: ok, tenetevi pronti, ne interrogo un altro. Ha fatto una domanda a Lorenzo. E ha fatto: Lorenzo, Quando cago lo penso. che sono io. Vuoi venire su te? Io cosa gli rispondo? No, che tanto mi tocca andare su. E quindi sono dovuto andare su. È sempre lui, solamente che si chiama Jacopo Ortis. Questo era un video divertente, non un video di lezioni di italiano. Questo Aspetta, video si questo chiamerà fa ridere. Impara la Questa parte, grammatica ti col giuro, bardo. ha fatto ridere tutta la classe per un'ora. Perché Incredibile, pure la mamma ha spiritoso. chiesto: che cosa ha fatto Jacopo Ortis nella sua opera? Ma chi? Yugo o Jacopo Ortis? Cioè, capito? Gli ho confuso i nomi tipo Ugo Ortis o Jacopo Foscolo? Ma era Jacopo o era Ugo? Ma di chi devo parlarle proprio? Di Ugo o di Jacopo? Aspetta, che io so solo io Jake, fammi fa qua, hai sparato già troppe cazzate oggi, Zarda, su, forza. Grazie, bello. Ah, cuccia. No, Adesso racconto io la mia ma che piccolissima racconti? Dove storia. stai? Vieni qua, bella per Vai, dai, Bella dai. Vai. per Dove vuoi te. andare? Ciao. No, Jake, non forse. sai giocare al PvP. Raider Black era il God una volta. Una Giocavo. volta. Ma neanche una volta. Batti sotto. Aspetta. Io sono Quello forte, io. Bella per mondo. Oddio. Ma che cazzo? te. Madonna, ci mette 3 anni a esplodere. Bella per Bella! L'hai chiuso, me. Jake, No, vai! Raider! No, no, non c'ho più! Non c'ho più, non c'ho più! Vai, vai! Bella per me. No! Ah! Ah!
Minchia, un PvP al professionale proprio. Oh Jake, cominciate a tirare parole a caso, Ryder, tira parole a caso. Oh santo tipo... cielo, no. Dai, allora Jake, lo facciamo io e te, veloce però, vai. Vai, allora, dai, 3, 2, 1. Ruspa! 41-20! Crema per i capelli! 69! Quadernino della sbarra! Balsamo del culo! Ma che cazzo? Sì. Comunque, per tutto il video, chi se lo fosse chiesto, questa è la texture pack che mi ha fatto tinta del pollo, il pollo personale, quindi magari ve la rilascio. Ci vediamo in un prossimo video. È passato uno vicino che c'aveva una faccia troppo divertente. Aspetta, no, sei andato. Vieni qua. Oh mio, vieni qua, c'ha una faccia stupenda. Oh mio Dio, incredibile. Che cosa stupenda. Comunque, se il video vi è piaciuto, un bel like, un commento, ci si becca, bella per voi. Bella per voi.